Peppa allo zoo. Allora Peppa, sei contenta che oggi andrai in gita? Oh sì mamma, sono felicissima! Ora finisco veloce di fare colazione e poi corro subito a scuola, perché oggi andremo a visitare lo zoo! Vedrai Peppa, ti piacerà moltissimo visitare lo zoo e scoprire quante specie di animali ci sono! Ecco mamma, io ho finito di fare la colazione, ora scappo a scuola, altrimenti farò tardi per la gita! Ciao ciao, a stasera! Ciao Peppa, buon divertimento! Buongiorno bambini, ben arrivati a scuola! Buongiorno Madame Gazzella! Come sapete bambini, oggi è il gran giorno, andremo a visitare lo zoo! Sì, evviva evviva! Allora forza, prepariamoci tutti che iniziamo a salire sul pulmino, lo zoo ci aspetta! Ah, che bello Susie, io sono troppo emozionata, non sono mai stata ad uno zoo, e tu? Già, nemmeno io Peppa ne ho mai visto uno, sono sicura che ci divertiremo un sacco, ti siedi vicino a me sul pulmino Peppa? Oh ma certo Susie, dai forza andiamo, Madame Gazzella ci sta aspettando! Bene bambini, ora che siete tutti a bordo, tenetevi stretti, che si parte per lo zoo! Eccoci qua bambine, finalmente siamo arrivate allo zoo! Guardate un po'! Ah, Madame Gazzella, è bellissimo! Ed è enorme! Mamma mia, non vedo l'ora di entrare! Ma certo bambini, ora acquistiamo i biglietti ed entriamo subito! Ah, io non vedo l'ora di vedere una giraffa! Io invece voglio vedere gli elefanti! Che bello! Eccoci qua bambini, siamo appena entrati allo zoo e la prima cosa che troviamo è questo bellissimo laghetto! Guardate com'è grande! Oh, è bellissimo Madame Gazzella questo laghetto! Verrebbe voglia di farsi un tuffo nell'acqua! E poi ci sono anche delle paperelle che stanno nuotando! Che bello! Mi piacerebbe tanto dargli qualcosa da mangiare! Peppa, purtroppo non si può lanciare nulla nel laghetto! Il pane non è il cibo adatto a loro! Uffi, che peccato! Però sono davvero bellissime! Ciao paperella, ci vediamo presto! Ora che ci siamo spostati, bambini, possiamo osservare qui davanti a noi queste bellissime zebre. Guardate, ora stanno mangiando. Dovete sapere, bambini, che le zebre sono dei mammiferi e sono erbivori e si possono trovare nelle regioni dell'Africa. Forza, bambini, seguitemi, lo zoo ci aspetta. Abbiamo ancora tante meraviglie da scoprire. Ed ecco qui l'altra meraviglia di cui vi parlavo, bambini. Questi sono i pinguini. Guardate, sono stupendi, non è vero? Come camminano, come si muovono. E tra poco entreranno anche nell'acqua. Oh, Madame Gazzella, ma sono stupendi! Wow, era il mio sogno incontrare i pinguini. Che meraviglia! Adesso si tuffano. Esatto, ora si fanno una bella nuotata. Dovete sapere che i pinguini appartengono alla famiglia degli uccelli e sono gli uccelli più acquatici in assoluto. Tuttavia, pur appartenendo al gruppo degli uccelli, nessuno di loro è in grado di volare. Infatti, le loro ali altro non sono che delle pinne che li rendono dei perfetti nuotatori. E ora guardate un po' qui. Quelle che stiamo per osservare sono delle scimmie. In realtà questa specie di scimmie si chiama macaco. Questa è la sua mamma insieme al suo piccolino e stanno mangiando come vedete. Non sono graziosi? Dovete sapere che i macachi mangiano soprattutto frutta, ma anche altri cibi vegetali come ad esempio possono essere gli insetti, uova di uccelli o in alcuni casi anche dei crostacei. Oh, Madame Gazzella, sono bellissimi! Ma ci si può avvicinare? Possiamo toccarli per accarezzarli? Oh no, Peppa, dobbiamo lasciarli tranquilli! Non sappiamo come potrebbero reagire!
Sono animali che non sono abituati a vivere a contatto con gli esseri umani. Per questo è meglio non avvicinarsi troppo. Ma ora seguitemi, bambini, abbiamo un'ultima cosa da vedere. E infine, bambini, eccoci qua. Come vi avevo promesso, ora osserveremo le meravigliose giraffe. Oh, Madame Gazzella, sono così grandi le giraffe e hanno un collo così lungo. Sono fantastiche. Avete ragione, bambini, le giraffe sono stupende. Dovete sapere che le giraffe sono dei mammiferi e vivono in Africa. Sono dei ruminanti e le loro caratteristiche più evidenti sono il collo estremamente lungo e le zampe, anch'esse estremamente lunghe. E Madame Gazzella, perché le giraffe hanno il collo così lungo? A che cosa gli serve? Beh, questa è proprio un'ottima domanda. Dovete sapere che le giraffe hanno il collo così lungo per raggiungere le foglie più gustose e più verdi che si trovano in cima agli alberi, superando così in altezza gli altri erbivori. Oh, grazie Madame Gazzella! Ora abbiamo capito perché il collo lungo è così importante per le giraffe! Bene, bambini, ora è il momento di rientrare. Oh, che peccato, Madame Gazzella, ci stavamo divertendo così tanto! Già, è proprio vero, è stata davvero una gita bellissima. Mamma, mamma, sono tornata, eccomi qui. Oh, ciao Peppa, bentornata. Allora, com'è andata la gita allo zoo? Ti sei divertita? Oh sì, mamma, è stato bellissimo. Ho visto tantissimi animali, le giraffe, i pinguini, le scimmie. Mamma mia, erano tutti stupendi. Sono contenta, Peppa, che ti sia piaciuto. Però, sai, mamma, ti devo dire anche un'altra cosa. È stato bello vedere tutti questi animali. Lo zoo è grandissimo e ci sono veramente tantissime specie di ogni genere. Però ho capito anche un'altra cosa importante, che gli animali dovrebbero essere lasciati liberi e non rinchiusi in uno zoo. Dovrebbero essere liberi di stare all'aria aperta, dove ci sono altri animali come loro, e non rinchiusi. Già, Peppa, hai detto una cosa molto intelligente e molto saggia. È proprio così. Lo zoo è molto bello perché chi lo visita può trovare tantissimi animali che altrimenti potrebbe vedere soltanto sui libri. Ma è importante capire che gli animali hanno il diritto di vivere in libertà, ognuno nel proprio habitat. Esatto, mamma. Brava Peppa, oggi hai capito una lezione molto importante. Sono proprio fiera di te.